Che il 60% dei ragazzi che erano nel carcere minorile di Milano venivano da questo quartiere qua. Adesso mi hanno fermato con una canna circa 2 mesi fa, lo dico chiaro e tondo. Sono accusato di spaccio. Ma guerriero sei solo quando combatti dentro, quando trovi la tua unità interiore, quando diventi un vero guerriero interiore. Ti viene anche un po' il magone, puoi essere duro quanto vuoi, ma poi la lacrimuccia scende, eh. Io da bambino mi mettevo, salivo le ringhiere e camminavo, ma c'era gente che mi pagava per fare queste cose. Perché se non ti butti per un amico, anche se le prendi, non vali niente. Basta, finiamo qua. Finisci veramente, eh? Allora, vabbè, ma non voleva. Non mi interessa. Se volevo sanere i 3, non conosco questo punto. Cari amici di Scuola di Botte, oggi a grande richiesta, tanti l'hanno chiesto, siamo venuti in un nuovo quartiere di Milano, Quarto Oggiaro, che tanti se sbagliano, uno ha detto Quarto Oggiaro, è un quartiere dell'Interland di Milano, giusto? Abbastanza periferico, oggi ci faremo un giro per il quartiere, ci sono un sacco di persone, chi vuole raccontare ci racconterà la sua storia, chi non vuole raccontare non ci dirà niente. Perciò io vi consiglierei di vedere il video, e se non vai a vedere il video, venite qua, c'è sta la ferrovia e vi fate entrare un bel treno tra le chiappe. Noi abbiamo sentito parlare, diciamo, in maniera non proprio positiva, no? C'è un po' di nomea negativa di sto quartiere, ma in realtà com'è sto quartiere? Ma guarda, la nomea negativa ce la portiamo addosso da un sacco di anni, per quello che è stato sto quartiere tra gli anni 70 e la fine degli anni 90, che effettivamente era un quartiere di malavita pesante. Però tipo lo vedrete anche con i vostri occhi oggi andando in giro, visto che voi girate tante periferie, che comunque questo è un luogo che si è riscattato tanto. Sta diventando, non dico quasi residenziale, vedrete un po' di case residenziali, un po' di case popolari, alcuni cortili messi a posto, altri sgarrupatissimi. Quello che è importante di questo quartiere, che forse è il motivo per cui si è costruita una nomea, è che c'è una forte identità. Cioè tutti sti ragazzi qui, se tu gli chiedi dove sei nato, loro ti diranno Quarto Oggiaro, non ti diranno Milano. Ed è una roba che ognuno di noi si sente e se l'è sempre portata con orgoglio. Il quartiere ha una dimensione un po' particolare, fate conto che per entrare in questo quartiere ci sono dei ponti, non c'è una strada dritta. Quindi sei un po' anche isolato dal resto della città di Milano, no? E questo isolamento probabilmente è stato il motivo per cui Quarto Oggiaro ha avuto delle esperienze negative, ma allo stesso tempo è il motivo per cui poi ci siamo concentrati molto su di noi e abbiamo tirato fuori un'identità molto positiva. Dobbiamo pure mangiare, eh? Sacco vuoto, non stai in piedi, eh? Sei di Quarto Oggiaro? Sì, ci sono nato. Sì? Sono nato. Anche se abbiamo origini del sud, ci sono nato. Dove? Calabria, Puglia, Napoli. Ma i tuoi genitori o anche i genitori, i genitori. Oh, andiamo a mangiare al Mac? Dai, andiamo a mangiare al Mac. Se vuoi. Come andate a mangiare al Mac? Mac è vietato, ragazzi. Come è vietato, no? Ogni tanto. Cercando soprattutto di far vedere che questo non è un quartiere dove la gente sono tutti delinquenti e se vai alle 7 del mattino alle fermate dell'autobus le trovi piene di gente che vanno a lavorare. Quindi la gente che vuole tirarsi fuori dai casini c'è. Chiaramente ci sono stati tanti problemi negli anni che ti dicevo prima. Droga, delinquenza. E che ce li trasciniamo dietro. Qua si è visto il destro qua. Bravo, ancora. Gancio. Destro. Destro e gancio. Destro qua, gancio. Oh, bravo, ancora, vai. Ancora, vai. Ancora, vai. Ancora. Metti un altro destro, quindi destro, gancio e destro, vai. 1, 2, 3, ancora, vai. 1, 2, 3, ancora, vai. Come fa male la mano.
Una volta era effettivamente era un quartiere pesante, per cui se entravi c'era il controllo, cose venivano fatte in quartiere in modo che il coprifuochi, cioè a un certo punto vedevi, sentivi la presenza di, come dire, la malavita intesa organizzata. Negli anni queste cose sono cambiate, abbiamo ancora i problemi, non è che siamo un quartiere come tutti, esatto, dappertutto, cioè, il quartiere non riesce a stare un po' tanto al passo con la città, per cui rimani sempre un po' isolato dal resto di Milano. Abbiamo avuto Expo qua dietro quando c'era l'Expo nel 2015, ma la gente per esempio prendeva il taxi, le diceva, i tassisti gli dicevano occhio che siamo vicino a Quarto Giaro, che vi fanno il portafoglio. Adesso non capivo bene perché non vi ha lasciato, cioè non sapeva dove era la stazione. Mi sembrava un po' una scusa per non... perché hanno avuto i precedenti anche i tassisti, prendendo, esatto, gente che prendeva il taxi al centro Milano sabato sera. Viene dove devi andare a Quarto Giaro, a volte il tassista neanche ti carica, capito? Perché sanno che arrivi a Quarto Giaro e la gente scende e scappa, o ti scavallano nella più buona delle ipotesi, capito? Queste sono cose che accadevano. Allora, accadevano e ovviamente ci sono ragazzi sbarbati che ancora le cose le fanno, non è che possiamo nasconderci. Le abbiamo fatte anche noi, siamo stati sbarbati anche noi. Sì, porta avanti la tradizione, diciamo. Ma come penso dappertutto, dai. Allora, non si è scappato, certo, da un taxi. Capito? Però come sentono Quarto Giaro a priori non ti portano, dice no, è troppo lontano. Simone Cicalone, scuola di Bologna. Ah, ok. Non ci dicono più montate il palco per Laura Pausini o... quindi ci arrangiamo un po' così, cosa, se traslochi, roba in nero. Il quartiere si sa quello che è cambiato, non è più come prima comunque. Come si suol dire nei telegiornali, dicono solo cose perché alla fine uno si è fatto un po' di galera, solo per quello. Si va avanti sempre, con i bambini pure, abbiamo anche figli, io ho due figlie, sto cercando lavoro, non riesco a trovarlo. Purtroppo ho avuto problemi, in passato. Ho iniziato il minorile, poi ho finito maggiorenne, però adesso non sto facendo più cazzate, però magari ti fumi una canna e ti arrestano per spaccio, è una cosa incredibile. È la verità, io spaccio non ho mai avuto di questo reato. Ho fatto le mie cazzate, però fumavo le canne, adesso mi hanno fermato con una canna circa 2 mesi fa, lo dico chiaro e tondo, sono accusato di spaccio. C'è il mio nome, sui verbali della polizia c'è scritto spacciatore. Dimmi te se devo attribuirmi questa cosa qui, cioè mi dica lei. Eppure no, non voglio questo, perché alla fine io sono un consumatore. No, ma va, neanche 2 grammi erano. Ma dai. Neanche 2 grammi. Dopo 6 anni che non fumavo, ho iniziato purtroppo, ho avuto dei miei problemi anche economici, ho perso il lavoro, morta mia nonna, è morto mio nonno, sono ricaduto nella dipendenza, non nello spaccio, come si suol dire nel verbale. Adesso farò pure un processo, vediamo. Faccio neanche un mese, cosa, sì. Devo fare fra un mese un processo. Quando una persona viene valutata in un modo, si può anche cambiare, perché io, certo, da quando io sono 6 anni che non facevo più niente. È lo scopo del nostro video, però. Cioè, quello è il discorso. Perché tante volte uno dice quartiere Quarto Giaro, spacciatori, criminali, delinquenti. Si può anche andare avanti nella vita. Io lavoravo, adesso sono fermo. Non è che mi è successo che io, come diceva lei, quantitativo è misero. Cioè, avendo precedenti per spaccio uno può dire ok, sei quello che sei in quel momento, sarà il giudice a decidere, non so più che dire poi. Cerco di imparare a qualcuno magari nella vita di non sbagliare, perché alla fine si può dare sempre un consiglio, perché io ho fatto prevenzione anche nell'istituto, per anni, non per giorni. Quindi quando un ragazzo mi chiede fai l'amore con tua moglie, il carcere non esiste in Italia, quindi tanti anni è una cosa che è difficile da spiegare, da far capire anche, perché tanti c'è il computer, sì, è bollato. Tanti istituti in tutta Lombardia, in tutta Italia non ci sono, si sa questo, però non è che il carcere deve essere un posto bello, si sbaglia, si paga, come dicevo prima. Prevenzione vuol dire prevenire a chi non sa come è fatto e spiegare di non finirci. 14 anni il mio primo reato, poi sono andato avanti, però non è che ho fatto una carriera che andavo avanti perché lo volevo, anche la difficoltà economica era quello, non è che mi piaceva andare a rubare, perché andavo a rubare io, sono sincero, andavo a rubare. Dove c'erano soldi. Sì, allora ho fatto 3 anni la prima volta, carcere minorile di Milano, Cesare Beccaria, dove c'è anche la piscina che adesso non c'è più. Ho fatto la cazzata, è vero, avevo rubato una macchina, sono scappato, mi hanno preso. Poi da lì la macchina, la moto, dalla moto si passa alla rapina. Però poi le cose devono cambiare nella vita, devi capire quando c'è il momento di fermarti. Perché una volta che fai 18 anni non è più in minorile. È il maggiorenne, quello che dicevo prima. No, no, invece è più rigido ancora il minorile. Perché se sei pure debole ti rubano le sigarette, la maglietta della Nike. E con carcere deve reinserirsi una persona.
non essere abbattuto dal detenuto più bullo dell'altro oppure dalle guardie che non vogliono stare a dire le cose. No, non esci più. Cioè, nel senso, fino a quando non finisci la tua detenzione, o perlomeno se non c'è una misura alternativa che permette di scontare quello che devi pagare con lo Stato. Parla un po' tu, Loris. Cioè, anche tu devi dire che sei più giovane di me, io ho 32 anni. No, grazie. Ok. Tranquillo. È un po' timido lui. Beh, ciao a tutti, sono Daniele Doria, lui è Flavio, lui è Aaron. Sono dei fratelli, siamo cresciuti tutti quanti insieme. È un semplice problema di ignoranza, ma ignoranza cosa vuol dire? Che tu rimani ancorato e vincolato a quelle che sono delle dinamiche passate mal spiegate. E quindi sì, è vero, Quarto Giaro è un punto dove ci possono essere anche spunti criminali. Tuttavia, dove c'è uno spunto criminale c'è anche l'altro contrapposto, che è veramente alto e voluto. Quindi proprio grazie al fatto che il quartiere ti offre la possibilità di sperimentare il disagio, quando uno ha le palle grosse si considera un guerriero, può sfruttare questo disagio per trascendere, sublimare e andare oltre quella che può essere appunto una semplice nomina. Quindi prima di giudicare un libro dalla copertina è importante venire di persona, provare di persona certe cose, e molto probabilmente ci si andrà ad accorgere che è tutta una bolla d'aria destinata a perdersi. Ovvio, fai lo scemo ovunque vai, fai lo scemo per gli schiaffi, come è giusto che sia. Adesso secondo me dovrebbero distribuire un po' più pizze in giro, non c'è più gente che tira vere e proprie pizze ma per simpatia, quasi per amore. E allora quello che è il rispetto di base che si può prendere in qualunque tipo di quartiere, ma di nuovo, perché il quartiere? Il quartiere perché non è elevato dalla società ed è un quartiere dove, stando nel disagio, si creano determinati tipi di dinamiche, lo sappiamo tutti quanti. Te fa la parte di quelle volute che ho sentito, un trascende, un sublimare, prof. Sono mosso, ragazzo. Un'analisi incredibile, un'analisi molto precisa, prof, proprio della trasformazione di questo quartiere. Piacere, prof. Daniele Doria, ho la terza media presa con gli assistenti sociali, ho ballato la breakdance in un'altra scuola perché non volevano farmi fare la scuola lì. Però han detto a mio padre del quartiere la sai raccontare. Han detto a mio padre che se non mi ritiravano dagli assistenti sociali, cioè se non mi ritiravano da scuola, che avevano gli assistenti sociali. Fatto sta che sono fondamentalmente incensurato, anche perché sono sempre stato velocissimo e poi non ho mai fatto cose veramente veramente grandi. Quindi non c'è precedenti. Ma non ho precedenti, okay. Per il semplice fatto che io vado via, allora. Momentaneamente no, lui ha detto, siccome lui fa parkour è stato talmente bravo e veloce da scappare che non l'hanno mai preso. No, non è proprio così, dai, le marachelle le fanno tutti. Poi a un certo punto c'è un campanello di allarme. Quando io il campanello d'allarme ce l'avevo un po' prima. Quando ti arriva il campanello d'allarme, se lo ascolti tendenzialmente sei avanti. Ma non è intelligenza. Sì, è proprio uno sfruttare, come ti dicevamo, quelle potenzialità che si possono riscontrare nel disagio per portarle avanti. Il vero guerriero, il principio alchemico, sta dal partire dalla base del piombo per poi trovare quella che è la matrice aurifera che forgia i guerrieri. Ma guerriero sei solo quando combatti dentro, quando trovi la tua unità interiore, quando diventi un vero guerriero interiore. Poi di conseguenza c'è il fuori. Quarto Giaro è un campo di addestramento fantastico. Volete addestrarvi? Venite a Quarto Giaro. Non state fuori, non leggete, non informatevi a muzzo. Anche come rispetto. Anche come rispetto. Venite, provate e sperimentate, poi dopo ne parliamo. Posso chiedervi una cosa, visto che qua c'è anche una capacità di argomentare notevole, che cosa si intende per questo rispetto e perché non ci dovrebbe stare al centro? Ok, ti dico la matrice del rispetto da dove parte? Da rispettare te stesso. Dal momento che tu uomo non conosci te stesso, non rispettando te stesso, tutto ciò che trovi di fuori non potrà mai essere rispettato. Ora, il rispetto di cui parliamo noi, che è un rispetto di quartiere, è un rispetto che si rifà delle linee gerarchiche. Quindi se tu rispetti l'anziano, di conseguenza impari attraverso i percorsi dell'anziano come comportarti. Esatto. È un'altra forma di rispetto che poi si interfaccia tutto al rispetto originale. Perché c'è nelle borgate e non c'è al centro, secondo te? Perché qua c'è comunità. Secondo me la cosa che cambia dal centro alle periferie, uno, che qua ci conosciamo tutti, c'è comunità, se uno ha bisogno c'è solidarietà. In centro tu magari non sei neanche il tuo vicino. Ah, quindi quello, il fatto che giustamente noi siamo cresciuti tutti nei cortili insieme, abbiamo fatto le scuole insieme, abbiamo fatto le marachelle, sì, le cazzate insieme. Questa roba qua poi secondo me sancisce tanto l'amicizia. E su questa amicizia tu poi basi anche i rapporti. Quello che diceva Dani, anche di vedere gli anziani, le persone più grandi, a volte sono anche persone che hanno fatto più danni di noi quando erano giovani, ok? E che magari ti spiegano, guarda che non è una bella cosa se ti metti a fare il delinquente, perché la galera non è bella, poi la tua famiglia ne paga di queste cose qui. E quindi con un po' il passaggio generazionale queste cose qua le impari. È chiaro che oggi non è così facile, non è che tutti lo fanno. Cioè magari oggi hai tanti ragazzini giovani che sono presi da internet e pensano che il rispetto è una roba da cinema, ok? Ma il rispetto secondo noi almeno
è dire iniziamo a tenerci pulito il nostro quartiere, cerchiamo di abbellirlo, cerchiamo di fare cose belle, perché se migliori l'ambiente migliori anche le persone. Cioè, è un posto un po' degradato dove la notte non si capisce bene cosa succede, è poco illuminato. Dove sotto passaggio? Sì, sotto passaggio per la strada principale, diciamo. Che prima non c'era lo spartitraffico. E la notte, in poche parole, ci puoi trovare di tutto. Sono successi anche episodi di ragazze venute tirate, prese, comunque un tentativo di stupro. E che sarebbe meglio illuminarlo un attimo, metterlo un po' più. Io ho visto che hanno smontato anche le lampade. Hanno asciugamano, magari qualcuno ci ha dormito. Fanno apposta appunto per fare i cazzi loro. Cioè se attraversiamo che fa? Attraversa siamo la strada? Siamo dall'altra parte della strada, semplicemente. È solo sì, un semplice un sottopassaggio, non c'è un bagno, non c'è nulla. Come facciamo? Facciamo, andiamo. Facciamo. Il ragazzo lavora da Rosso Pomodoro, fa il cameriere. Però non gli va giù tra l'altro il fatto, capì? Il sabato, gli orari, torna tardi la sera dal lavoro, è così. Poi non gli piace, lui non è della zona, lui è a Teramano, abruzzese. È venuto qua tramite me per lavorare a Milano, ma non ha ancora, diciamo, accettato proprio l'idea della periferia di Quarto Giaro, non è a suo agio granché. Per questo l'avevo portato a fargli vedere un po' la situazione, far riconoscere magari Simone Cecalone, la gente qua della zona. La meglio gente. Ma io fra. Ciao. E niente. Ma te sei di Quarto Giaro, quindi? Io ci sono cresciuto per 18 anni a Quarto Giaro, sono abruzzese anch'io. Andai. Sono nato giù, sono venuto qua da bambino, ho fatto le elementari, le medie, le superiori qua. Adesso sto lavorando a Baranzato. Se ci cresci sin da bambino ti trovi bene, conosci tutti. Cioè sì, è tranquilla, per assurdo, ma è tranquilla. Può sembrare strano, ma il brutto vero era 10 anni fa. Fino a 10 anni fa la zona era molto più simile a come ve l'ha ricordata, allo standard della periferia, tipo Centocelle, Torbella Monaca. Questo. Abbiamo trovato gente che si bucava, costretta a volte a mandarli via brutalmente, capito? Perché certo. Passano bambini, passano ragazzi, cose, anziani. Ma anche perché è un servizio proprio per evitare di essere messi sotto. Per lo stradone, per evitare che le persone passino in una strada dove non si va piano. Sai quanti ragazzi sono morti qua su questa strada prima che facessero questo spartitraffico? Perché la gente non passava sotto qua negli anni 90. Sì, non perché c'erano i tossici che si facevano qua sotto. Quindi attraversavano amici nostri. Questo l'hanno messo dopo che è morto Michele, un bambino di 6 anni che ha attraversato la strada, l'hanno investito, capito? Nel 94. Porca miseria. Queste sono tragedie. Lui è Giovanni. Ciao a tutti, piacere, sono Giovanni. Uno dei miei più cari amici, siamo cresciuti insieme, ci siamo ammazzati di botte. Quanti anni ci avete? Dall'inizio alla fine. Io 33. Sì. 33. Io quasi 36. Ma abbiamo passato un'adolescenza fantastica insieme, nonostante veramente il rispetto. Loro mi dicevano: cos'è il rispetto? Secondo me, ho detto la mia, secondo te? Beh, penso che il rispetto sia un parolone abbastanza grande. Oggi non possiamo più parlare di quel rispetto che viene frainteso come quello degli anni 80, anni 90. Oggi il rispetto è proprio un'altra cosa rispetto a quella lì. Diciamo che devi sapertelo guadagnare a denti stretti e pugni chiusi. Il rispetto oggi te lo devi solo guadagnare o creartelo fino a quando sei piccolino. Il legame più grande per avere un rispetto tale è quello quando si nasce insieme, per me. La mia infanzia l'ho fatta in quel quadrato là. Io ho fatto la mia infanzia, è successo di tutto, dalle partite più belle di calcio a nascondino, guardie e ladri, a darci le botte anche senza motivo per vedere chi aveva il pugno più forte. Ma era quante tutto botte, Gio? Tantissime. Quante botte? Tornavamo a casa, io avevo tipo sfumature blu e gialle, lui aveva dipinti sfocati di Picasso sulle braccia. In discoteca cantare il nome del proprio quartiere, come sì. Penso anche da voi. Sì, no? Certo. Corbetto, Quarto Giaro, Bubaggio. No, certe volte sembravano più appuntamenti che cose che succedevano così. Diciamo che ogni estate c'era un ritrovo dove succedevano cose che neanche in Harry Potter le vedi. Te lo posso garantire. Con i pattini, cantami giù con i pattini con la cintura di cuoio. Fuochi d'artificio e dovevi saperti difendere. Cosa facevi? Se non ti difendevi eri sempre, diciamo, uno che non valeva niente. Le prendevi? Vabbè, sia chiaro, siamo partiti. Perché se non ti butti per un amico, anche se le prendi, non vali niente. Purtroppo questo è un altro tipo di mentalità. Certo. E già vieni rispecchiato a quell'età, anche quando sei piccolino. Per cui, man mano crescendo, diciamo, siamo arrivati, nonostante avere questo modo di vedere le cose, abbiamo anche avuto una grande educazione e rispetto, proprio per il posto, le persone anziane, aiutare a attraversare la spesa, anche no, scusatemi, aiutare a attraversare la strada col sacchetto della spesa, per noi sono cose bellissime che ci appagano. Poter aiutare chi non può mangiare. Guarda, non sono di qua. Di dove sei? Di Lodi. E che fai qua a Quarto Giaro?
per Cicalone e Mattia Faraoni. Sono a Quarto Giaro da poco tempo, da neanche 7-8 mesi, però mi trovo da Dio. Cioè, io ti dico la verità, io sono di origine egiziana, vivo in Italia da 17 anni, sono anche cittadino italiano. Mi trovo proprio da Dio qua. Ho vissuto a Roma per 3 anni con i miei ex mogli. Siamo lasciati e sono tornato a Milano. Mi trovo molto bene qua. Conosco queste gente non da tanto tempo, però sono gente proprio da Dio, cioè. Quel gruppo di cui ho sentito parlare che state girando i quartieri. Bravo, sì. Che si dice del quartiere di Quarto Giaro, del. Ma guarda, giusto qualche secondo fa con un ragazzo si parlava che arriva da Bergamo, veniva da Bergamo perché va a San Siro questa sera per vedere la partita del Milan, cosa. E Quarto Giaro c'ha la nomea del quartiere brutto, del quartiere brutto, ma non è così. Ma non è più così. La nomea che purtroppo c'ha il quartiere anni 70-80, ma se vi fate un giro è il quartiere più verde di tutta Milano, perché veramente è il quartiere più verde. È la più pulita, perché comunque passano a pulire sempre cose. Io ci abito, non ci sono nato, sono arrivato qua che avevo 2 anni, sono 53 anni che abito qui a Quarto Giaro, nella stessa casa sono arrivato con i genitori, con i miei fratelli, tutto. Sono rimasto da solo perché i genitori non ci sono più, un fratello si è sposato, uno l'ho perso e sono sempre qui. E io ho perso mio fratello, mio fratello più piccolo di me, vabbè, non mi vergogno a dirlo, proprio per tossicodipendenza, per overdose, a 21 anni, quindi l'ho vissuta. Il periodo brutto del quartiere l'ho vissuto. Dal trambusto, delle mille situazioni che ti trovi davanti, cerchi di coglierne anche dell'arte, a livello magari graffiti o anche a livello musicale. Cioè, ad esempio io c'ho un gruppo qua in zona, facciamo un po' di musica dal 2002, quei graffiti ce la viviamo così, è stata diciamo una forma d'arte che ci ha allontanato comunque da un contesto abbastanza crudo, capito? Tre poliziotti in casa, mi facevo spazio alla colazione, mia madre che urlava e piangeva perché suo figlio stava in detenzione, suo figlio già pregiudicato, ha commesso un altro reato, davanti chiama l'avvocato, lì parte la storia da capo. Io ho 3 figlie, la prima l'ho avuta a 21 anni, adesso ne ho 32, ho fatto anch'io le mie marachelle, sono sempre stato qua, nato e cresciuto anche insieme a persone che sono qua oggi con me, cioè diciamo che possono essere come miei maestri, diciamo, a livello, cioè lui mi ha fatto fare le ossa ai livelli, ragazzi, tramuti in un qualcosa di positivo, diciamo, anche nel marcio, insomma. No, perché è proprio da lì, ma guarda che i fiori, i veri fiori nascono dalla merda, come, il fiore di loto, sì. Il fiore di loto. Siamo un po' dei fiori di loto in un quartiere. E se lo tieni in un posto sterile il fiore di loto cresce male, invece quando è un ambiente fangoso, dove c'è proprio di tutto, cresce meglio. Lui, cresciuti lui e i suoi fratelli, tutti in mezzo alla strada, c'è la mamma qua, dei ragazzi. Dei ragazzi che è bravissimi, lui si allena tutti i giorni, è un anno e mezzo che si allena tutti i giorni, ha 11 anni, educato, rispettoso, con una voglia di fare, gli piace andare a scuola, gli piace allenarsi. Secondo noi questo è un ragazzo di strada. Sta in strada però niente, rispettoso, cresci bene. Lui, se lo vedi, aiuta un sacco la mamma, aiuta un sacco le persone in cortile. È proprio... Di qualcosa anche tu. Ma di che ti alleni? Cosa ti alleni? Scherma. Ah, fai scherma? Sì. Bravo. Come è andata questa passione? Grazie a lui. Lo alleno io. Ah! Sta roba della scherma, per esempio, noi pensiamo che sia importante perché li mette subito in relazione con l'assalto, il combattimento. Sì. Ok? E quindi prendono la misura molto del rispetto degli altri. Lui quando si allena, quando fa gli allenamenti con ragazzi più grandi, impara proprio che cos'è il rispetto degli adulti, del maestro, e lo si vede tantissimo perché poi a scuola è bravissimo, non si possono lamentare di lui, è un iperattivo come tutti i bambini della sua età. La vivacità non è una colpa, è esatto. Salute. Però la sfoga in questo modo. Certo, ma quindi sei un insegnante di scherma tu? Sì. Non lo sapevo. Scherma storica. Va bene, mi trovo bene. Un quartiere bello, però si può migliorare molto. Che cosa migliorerebbe lei? Tanto, prima di tutto gli abusivi. Dobbiamo migliorare gli abusivi e regolare tutti gli abusivi e il quartiere migliorare per tutto. Sono quanti figli? Io 6. 6 figli? 6. Massa, complimenti, io. 6 figli. Sì, lui è il più piccolo. Allora è più piccolo. È il più grande, quanti anni ha? 30. 30 anni. Mamma mia. E sono già nonna di 2 nipotini.
Ammazza, wow! Volevo fare già due anni. Sei pure zio tu? Sì. Ah, pensa, così piccolo già zio. Già zio. Grande. Vabbè, volevo fare una battuta, però non la faccio. Non la fa, non la fa. No, tipo le televisioni non ce l'avete a casa. No, no, non c'è. Anche mia figlia non aveva il televisore. Poi diventare nonno per adesso. Vabbè, dai, a me è bello però. Sì, è sì, bello. Guarda, come diceva Antonella, secondo me aiutare, cioè risolvere questo problema dell'abusivismo. C'è tanta gente occupato casa perché ne aveva bisogno. Ok, mamme che rimangono incinta e che devono sfondare. Buttarli fuori. No, no, è bravo, esatto. A reintegrarli, perché se tu aiuti queste persone, poi queste persone sono contenti di vivere in un quartiere. E ti ricambiano, hai detto bene. Perché se li lasci nell'abusivismo, nelle case spaccate, poi dopo vedremo qualche cortile e vedrete, capito? Cioè, oggi è il primo giorno che accendono i riscaldamenti. Sai quanta gente nelle case popolari non c'ha riscaldamento? È una cosa fatta apposta da sempre. Tu, se tieni le persone nel disagio e nella fame, esatto, queste qui non potranno mai prendere coscienza di loro stesse e quindi vanno avanti. Vanno avanti con quello che hanno, solo sopravvivendo. Ma non è che uno è più intelligente e l'altro è meno intelligente. A un certo punto ti devi accorgere che c'è qualcuno che vuole decidere per te e tu devi solo scegliere se vuoi starci o meno. Punto. Di certo quando c'è fame la gente scende in strada e a Quarto Giaro, esatto, una mano la trova. Esatto. Ma ovvio, vabbè, qui non so. Vedremo, ma sicuro. No, qui non a confronto di tanti altri posti, Quarto Giaro, se ti serve una mano veramente la trovi. Qua non puoi morire di fame. Io stavo a dire una cosa, comunque a livello ambientale, a livello di degrado, eccetera, Milano non c'è paragone. No, Milano ormai è Europa, non può concedersi quelle borgate vecchie, criminali. Ormai Milano è Europa, non è Italia. E quindi c'è stato negli ultimi 10 anni, 15 anni una riqualificazione. Cioè, una strada tenuta così da noi, neanche al centro. Ma Roma è famosa per le buche, è famosa. Appunto, no, ecco, per esempio, esatto. Cioè, a Simone, un parco così, nei quartieri del centro-sud, ricordatelo. Siamo circondati da verde. Per carità. Invece questo, scusate, che parco è? Questa è un po' la chicca di questo quartiere. C'è una particolarità di quarto. Ragazzi, che noi abbiamo un sacco di verde, è dalla nostra salvezza. Questo è uno. Questo è un parco buono. Di là c'è un parco, quello della stazione, che è in fondo alla stazione, che è chiuso perché ci hanno messo sotto le porcherie. C'è l'amianto sottoterra. Hanno tolto tutto, però la gente ci va lo stesso con i cani, perché comunque gente non è neanche del tutto informata. Certo. E qui noi abbiamo la sede di Baluardo, che è l'associazione giovanile del quartiere, che attualmente è sotto sfratto perché il comune ce lo vuole togliere. Qui facciamo la distribuzione alimentare. Questo è nato 16 anni fa da un gruppo di ragazzi del quartiere che non avevano uno spazio dove stare. Tu la sera stavi in mezzo alla strada, c'era un po' di problemi perché magari non era proprio bello stare in mezzo alla strada. Il comune ha messo a bando sta struttura e noi 16 anni fa abbiamo partecipato al bando e l'abbiamo vinto. E da allora abbiamo aperto questo spazio in quartiere dove svolgiamo diverse attività. Una su tutte in questo momento è la distribuzione alimentare. Alle persone con le... Sì, noi abbiamo in carico attualmente 60 famiglie di questo quartiere. Durante il pieno del lockdown erano 150 che ricevono ogni settimana il pacco alimentare. Il pacco viene distribuito dai ragazzi in messa alla prova. Noi abbiamo proprio un progetto sul quartiere con le messe alla prova, coinvolto i ragazzi che hanno i problemi legati al carcere, per venire a fare delle attività nel loro quartiere. L'idea è quella di rifarli, ricostruire un po' l'immagine di loro in senso positivo. Se prima eri il ragazzo che in cortile faceva, spacciava, rompeva le cose, adesso sei quello che aiuta la gente del quartiere. E questo gli permette di ricostruirsi un'immagine. Questo ce n'è uno qua, e l'altro la madonna qua davanti. Lasciamo qua. E quindi questo, diamo una mano a chi praticamente non si può muovere di casa. O tentiamo comunque di darla, anche se anche in questo caso, come dicevamo prima, siamo riusciti subito comunque a fermare quelli che se ne approfittano, perché comunque c'è sempre questa gente, in qualsiasi posto tu vada, no? Sta andando bene, c'è gente davvero che non si riesce a muovere. È il centralino anche di Emergency, che decide in base a un po' uno scaglione, no? Un criterio. Non ho lavoro, ho tanti figli, ho comunque diritto a questo numero di pacchi, a questa quantità di cibo. Questo è il criterio per il quale scelgono le persone. Noi facciamo un'indagine diretta sulla persona quando viene qui. E poi possiamo fare pressioni magari su alcune persone. Una serie di domande, una serie di... come si può dire? Di microindagine per capire se uno effettivamente ha bisogno o meno. C'è capitata gente che comunque lavorava e sì, ragazzi, effettivamente ce la faceva da solo. Cioè, i sacrifici si fanno, no?
però almeno c'è altra gente che ne ha più bisogno ed è quello che stiamo cercando di fare. C'è gente che comunque è sola, cioè non ha proprio nessuno, neanche un nipote da poter venire qua a prendergli il pacco, quindi ci siamo noi. Oltre a Quarto Giaro cerchiamo anche di darci in mano tra le brigate, ad esempio altri quartieri come noi, limitrofi, che non riescono magari a dare il servizio che devono, chi può, chi mette la macchina, chi è libero, c'è, si dà da fare, quindi magari andiamo anche oltre a Quarto Giaro a volte a consegnare i pacchi. Mettiamo la spesa di una settimana praticamente. Esatto, sì. esatto, che poi è un po' quello che è l'esigenza al momento, perché in altri giorni non c'è un così grande necessità, anche se secondo me se c'è vengono, cioè se fosse un quantitativo anche più alto ci sarebbe sempre comunque gente che viene, però da lì ci vorrebbe davvero una squadra di persone atta veramente a capire chi ne aveva veramente bisogno, chi lo fa per interessi personali e via discorrendo. Però sì, ragazzi, Milano secondo me ogni quartiere sta peggiorando pian piano, livello di povertà intendo, non di criminalità, perché si vedono sempre spesso più persone dormire in macchina, famiglie che hanno bisogno. Le prime volte che ho cominciato a fare le consegne, davvero capisci che quando sono stato in Africa non è così tanto lontano, poi tutto sommato, quindi ti viene anche un po' il magone, puoi essere duro quanto vuoi ma poi la lacrimuccia scende, perché certe persone davvero ne hanno bisogno e ti ringraziano, anche solo se gli dai un pacco di spaghetti, che per altri potrebbe essere una cosa normale, no? Ne ho così tanti a casa. Invece no, qua è così. Adesso scendiamo, andiamo dal signor Messa che si deve chiedere. Quanti pacchi ha lui? Sono due. Due, vero? Ed è il concetto del ritorno a casa. Una volta che hai finito la tua pena, tu sai che hai un'immagine positiva nel tuo quartiere, non te la sei rovinata la faccia. Gran cosa. E abbiamo dei ragazzi, adesso abbiamo sei ragazzi che sono qua da diverso tempo. Questa immagina una casa popolare? Sì, assolutamente. Isham, sono vecchie case popolari dell'MM. Via Pascarello al numero 20. Lui è signor Messa, buongiorno. Signor Messa. Quanti anni ha lei? Io? Se posso chiedere. Dai, provo a indovinare. 75. 83. Chi è? Compiuti. Già 8 di meno io non ho dato. Ma io devo arrivare a 100. E certo. Ah, cavolo. E ci arrivo. Ed ha sempre abitato qui, in questo quartiere? Io sono nato in questo quartiere. Qua, dove siamo noi, era la cava. Dopo l'hanno asciugata e hanno fatto su le case. Ma io sono nato qua. Poi ho fatto tutti i mestieri possibili e immaginabili per portare a casa almeno qualcosa da mangiare. Era appena finita la guerra. Ignoranza in questo quartiere, troppo. Che parlo, ma... Si è persa, Fanno solo disastri e basta. Dopo quando vai a dire qualcosa che li beccano, la mamma o il papà che dice, era un bravo fiu. Le non bravo fiu. Se era un bravo fiu si comportava diversamente. Un bravo fiu che lì, se fosse me fiu, e ci apparire tanti di chi pensate di dire chi che o che allungo o lo abbasso. Il progetto è il progetto Nessuno Escluso, che è un progetto di emergency. Sono state costituite le brigate volontarie per l'emergenza. Ogni quartiere di Milano ha costituito una brigata. Noi l'abbiamo costituita l'anno scorso, l'abbiamo dedicato a un carissimo nostro amico Mario Vargas, che era un ragazzo di quartiere che aiutava tantissimi ragazzi in mezzo alla strada, che purtroppo 2 anni fa è morto per un malore precoce. E quindi per noi è stato importante dedicare la brigata a lui, perché lui era uno che aiutava tutti. Era un po' un papà, un fratello maggiore per tanti ragazzi. E quindi il nostro senso è stato: la brigata deve avere il nome di Mario. Certo. Abbiamo ricevuto tante donazioni, anche da gente del quartiere. Una cosa bella che vedi è che quando viene qualcuno a prendere il pacco, magari dice questa cosa non mi serve, lasciala a qualcuno che le serve di più. Cambiano le cose. I beneficiari, cioè quelli che vengono a prendere il pacco, spesso ci cucinano da mangiare per i nostri volontari, ci portano le pizze, i panzerotti. Questa è un po' anche un'opera di riqualificazione che hanno fatto del quartiere, nel senso che le facciate sono state comunque rimesse a posto, una gabbia un pochettino più dorata rispetto al solito. Sì, non è messo male. Non è messo male, assolutamente no. Io lo lascio qua. Signori, che noi puntualmente arriviamo col pacco, vero signor Ceribone? Giusto. Come si sta trovando con le consegne, altrimenti? Bene. Mi trovo bene, ce la si servizio. Fa? Ce la si fa sempre? Sì, ma aiutate perché non posso camminare. Arrivare a prendere comunque anche il pacco, è questo che se non si arriva a noi da voi. Sono rimasto 8 mesi in ospedale. Mi ha paralizzato tutta la parte sinistra, però non prendo invalidità, non prendo niente, mi hanno dato il 67%, sempre lavorato, nella mia vita ho sempre lavorato, non mi sono mai trovato in queste condizioni,
è brutto dipendere da qualcuno. C'è un amico che mi aiutava, adesso è in ospedale pure lui, ha 3 tumori in faccia, è stato operato e tutto, è ancora in ospedale. Tocca fare tutto da solo. Grazie mille, grazie dell'aiuto. Ma non vanno a chiedere la parte, se no, ce la faccio, ce la faccio. Grazie mille. Ciao, grazie. Alla prossima. Arrivederci. Arrivederci, ci vediamo settimana prossima. Va bene, grazie mille. Prego. Pazzi, questo qua, noi ci organizziamo di tutto. Serate, concerti, presentazioni di libri, quello che serve. Cioè noi siamo stati proprio poliedrici, tutto quello che poteva servire in questo quartiere l'abbiamo fatto. C'è da aiutare i bambini col dopo scuola, ma anche banalmente avere un posto la sera dove puoi venirti a bere una birra in tranquillità, ascoltare un po' di musica. Questo è fondamentale. Che poi in particolare se avete fatto dei danni oggi andate a riparare, ciò vi accorgete di quell'errore che avete fatto andando voi dall'altra parte a ripararlo. Assolutamente. Senti, come vi chiamate? Io Abel, sono Abel. Io Reda. Io Reda, io guarda, è la mia seconda messa alla prova, dico la verità, io già da piccolino avevo fatto una messa alla prova ad Aaron, avevo 15-16 anni, andavo a scuola, erano i miei primi anni di superiori, ho fatto una piccola cazzatina perché ero un ragazzino di quartiere, mi ero appena trasferito a Quarto Giaro, che io vengo da un quartiere di Cesano Boscone, a 12 anni mi sono ritrovato qui, che mi ha dato la casa popolare con la famiglia, e niente, ho iniziato la scuola, mi hanno arrestato, ho fatto un paio di problemi di qua di là, tra denunce e cose, ho fatto la mia prima messa alla prova di un anno dove abbiamo fatto tanti lavori, siamo andati alla scuola del Greppi a pitturare, abbiamo fatto dei parchi dove abbiamo pulito delle zone quasi parchi abbandonati, boschi che abbiamo qua nei dintorni di quartiere e abbiamo pulito e niente, ho passato un bell'anno, mi ha aiutato di brutto, ho superato la mia messa alla prova, ho finito la mia scuola, mi sono diplomato in quinta superiore anche se ho fatto i miei reati e niente, tra una cosa e l'altra ho avuto un piccolo problema qua nella quarantena, i 2 anni di quarantena ero senza lavoro, senza niente, avevo bisogno di lavorare, ho fatto un altro piccolo sbaglietto e niente, mi hanno preso, ho dovuto chiedere aiuto per la seconda volta ad Aaron, che lo conosco da un bel po' perché mi ha cresciuto alla fine, siamo qua da quando mi sono trasferito, io l'ho conosciuto e niente, mi ritrovo a fare la mia seconda messa alla prova, che abbiamo questo progetto di distribuzione alimentare una volta a settimana, 4 ore. E niente, è una cosa positiva perché aiutiamo il quartiere, le persone bisognose, magari quelli che non riescono ad arrivare a fine mese, grazie a noi, bene o male, la mano gliela diamo, perché se non ci fossimo noi in quartiere qua non è che ci sarebbe qualche aiuto in più. Anch'io come lui in periodo di difficoltà e in qualche modo bisogna tirare avanti. Ho sbagliato e cazzo aiuto ad Aaron e Aaron come al solito c'è sempre. Mi ha dato una grande mano anche a me e questa cosa comunque mi ha fatto stare anche meglio. Oltre al fatto che comunque ho trovato lavoro eccetera. Però comunque aiutare tanta gente. Non ci fosse stato Aaron. Saremmo andati dovevamo chiedere aiuto fuori dal quartiere, farci le ore, magari non essere in rapporti come siamo con lui, magari andare nei posti dove non ci accettano. Comunque vi spettava la messa alla prova. Noi la messa alla prova ci aspettava, però il discorso è che cosa succede? Che nella messa alla prova i tempi di adesso, per esempio, sono troppo lunghi. Sì. Io la mia messa alla prova, se non fosse stato per Aaron e per il mio avvocato che mi ha messo in sistema più veloce, io la mia messa alla prova dovevo iniziare l'anno prossimo. Li ho visti da fin da piccoli in mezzo alla strada, gli ho sempre fatto fare cose, quindi sono il punto di riferimento. Appunto, sta roba delle messe alla prova è nata da una roba. Nel 2012 è uscito sul giornale un articolo che diceva che il 60% dei ragazzi che erano nel carcere minorile di Milano venivano da questo quartiere qua. Il 60%. Quindi noi ci siamo chiesti che cosa possiamo fare, perché se è un numero altissimo, ma poi questi se escono dal minorile e non fanno qualcosa, riniziano a farlo. E quindi noi abbiamo progettato questo progetto. E prima manca la palestra, perché un altro tema che noi portavamo è come ti sfoghi di tutto il tuo. E quindi avevamo i ragazzi che venivano a fare pugilato in palestra, qua ce n'è uno, Bugi, dov'è? Però lui è stato uno dei primi che ha fatto la messa alla prova con noi. È una cosa bellissima che ha fatto, che a un certo punto in palestra lui si è preso i ragazzini più piccolini e gli insegnava lui a fare pugilato a quelli più piccoli. Vabbè, non è che insegnare è un parolone. Te li gestivi. Non sono... No. Sta tranquillo. Ci mancherebbe. Non è un esame di box. Vabbè, è un percorso comunque che avevamo strutturato insieme con Aaron, appunto. E fortunatamente è andato bene. Come ti sei trovato? Bene? È un grande, Aaron è un grande. Gli devo un favore, diciamo. Quanti anni c'hai? 25, ho compiuto da poco. Era bello, eravamo tipo 25-30 scalmanati così di zona, quelli che vedi. E c'era un signore grande, Mauro. Eravamo tutti insieme così, ci ha insegnato tutti quanti da zero e era bello che partiva tipo
ci faceva una minima di tecnica, diciamo, e poi raggruppati per peso, altezza più o meno, erano botte, erano bello, capito? Era un'ora di sparring, certo, così tra... Sì, bravo, era bello, mi ha appassionato così. Che c'è quello dello sport, l'endorfina. Ciao, piacere, Emanuele. Sono qua a fare la messa alla prova. Sono un ragazzo come tutti gli altri, ho fatto i miei errori. Il 21, ma il venerdì prossimo 22. Sono nato in Sardegna, poi mi sono trasferito qua a Milano e sono qua adesso. Devo fare 8 mesi per la messa alla prova. Ed è la prima volta che fai la messa alla prova? No, già la seconda questa. Una da minorenne e l'altra da maggiorenne. No, ma ne ho già altri dei reati. Cioè questo io già sto pagando una minima parte di quello che ho già pagato. Quindi andrà avanti parecchio tempo questa storia di dover pagare i reati vecchi? Sì, esatto, però per un bel po' di anni ce li ho ancora. Con la mia situazione poi familiare che ho avuto, sono dovuto portare a questo. Sì, 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 esatto. No, no, la famiglia io ce l'ho tutta regolare, sì. Sempre lavoratori e tutto. Sono io che ho avuto la testa un po' così. C'è una scelta, sono dovuto arrivare così, capito? Cioè, sono andato anche a lavorare. Solo che ogni volta in ogni ambiente che mi trovavo sempre le stesse persone che facevano sempre le stesse cose. Quindi non vedevo una motivazione in più a fare le cose. Certo, loro sono onesti lavoratori, hanno sempre lavorato, però vedendo la difficoltà per levare un pensiero a mia madre o altre persone, ho dovuto fare così. Già da minorenne. Però gli hai dato un pensiero anche. Beh, ovvio. Ti ho dato anche tanti dispiaceri, quello che mi dispiace più che altro, però è così la vita alla fine. E i genitori ti hanno sempre supportato, sì. Questa è una cosa importante. Sì. Non tutti hanno. No, c'è chi abbandona, c'è chi gli denuncia il figlio, sono tanti casi, tante. Cioè, essendo poi io non l'ho provato nella mia vita, quindi tra virgolette sono stato fortunato. Sei figlio unico? No, 4 fratelli. Per quello che era la cosa che mi volevo levare un po' per non dare fastidio più a mia madre. Perché sei più piccolo? No, te. Il terzo. Tutte cose così? Sì, cagatiere. Esatto. Un po' spaccio, un po' furto, un po' ricettazione, cioè le solite cose. Niente, noi siamo in crisi con le attività, con tante cose e quindi soprattutto le donne sono un po' in difficoltà, perché non è che ci sono questi grandi aiuti e pertanto insomma quello che ci può arrivare è tutto, fa sempre piacere. Dobbiamo ringraziare Aaron e lo Spazio Baluardo perché veramente loro hanno raccolto quello che è la disperazione, il disagio comunque del quartiere, perché ci sono famiglie, c'è chi ha bambini, ma c'è anche chi è solo, che non ha bambini ma che non ce la fa comunque. Penso anche Elena sia una persona che, anche se abbiamo i figli grandi, noi siamo donne indipendenti e quindi se non portiamo a casa non mangiamo. È giusto o no, Elena? Sì, anche quello. Per un periodo anch'io mi sono appoggiata ad Aaron. Io sono un insegnante di flexibility, che è una lezione che ho inventato io, total body workout, quindi mi occupo di sport e devo dire che ci sono stati dei momenti nella mia vita abbastanza difficili, quindi ovviamente se ci sono queste persone che possono aiutare, dare una mano in maniera veramente pratica, noi ringraziamo tantissimo. Il quartiere non è facile per i ragazzi, soprattutto per i maschi che vivono in queste realtà. Non è facile tenere la linea, diciamo, consona a quello che può essere una vita pacifica e costruttiva. Però poi se tu incontri le passioni, che secondo me sono quelle cose che ti salvano nella vita. Assolutamente. Ok, le passioni sono veramente delle ancore di salvezza. Che fai qua tutto il giorno? Te? Io? Gioco, aiuto, Si allena? Mi alleno, sì. Aiuti chi? Quelli che danno i pacchi, che consegnano e che le ritirano. I tuoi amici lo sanno che fai questa cosa, che aiuti le persone in difficoltà? Gli hai raccontato? No. No, lui ci dà una mano spesso con i pacchi, sempre qua con noi. Quindi sballa i pacchi, non si ferma mai, è una molla, no? Come giusto che sia. Sballa i pacchi, rimetti i pacchi ai signori che non riescono a portarlo dietro, che vengono con i carrellini. Ogni tanto qualche consegna la fai anche tu. Cioè, do allegria. Cioè,
una cosa importante, dai. È bellissima. Stai lavorando, Fra? Sì. Che... Noi che siamo vecchi, che non abbiamo voglia di giocare a tabù. Abbiamo sempre il nostro momento culturale, perché anche se andiamo nei quartieri, abbiamo bisogno di un professore universitario di sociologia. Ma chi lo porta il professore? Eh? Il professore direttamente dall'università viene qui con noi a spiegare anche il punto di vista sociologico del quartiere. Ma sì, e anche a vedere la storia, perché per capire una realtà è importante avere un quadro e vedere da dove arriva, qual è il passato. Qui siamo nel giardino, nel parco di Villa Schleiber, questa bellissima villa che abbiamo alle spalle. È una villa del 400 ed era un casino di caccia di una delle grandi famiglie aristocratiche di Milano. E questo secondo me è interessante per capire il significato, anche il rapporto tra centro e periferia. Cioè significa che qualche secolo fa qui si veniva in vacanza, si lasciava la città e si veniva in questo mondo altro, lontano, magico, a caccia. Cioè quindi qualche cosa di assolutamente al di là di quello che era l'idea di spazio urbano. E così è rimasto nel tempo, perché il quartiere di Quarto Giaro entra a far parte di Milano molto tardi, 1923, siamo già in questo secolo, e viene poi pensato e si sviluppa sistematicamente come quartiere dormitorio. E anche in questo caso, come in altre realtà che abbiamo visto, di decennio in decennio Quarto Giaro ha sempre accolto i nuovi arrivati in città, quindi generazioni e generazioni di migranti che venivano ad assommarsi gli uni sugli altri. Ed è un quartiere che quindi rinasce come spazio di edilizia popolare, diventa una delle più grandi aree di Milano di edilizia popolare, però senza un progetto sociale. E questa è forse un po' la caratteristica che poi ha contribuito a fare di Quarto Giaro nel tempo una sorta di ghetto, un'area veramente distante. Per molto tempo abbiamo potuto parlare di periferia, perché era l'area abitata, l'area residenziale per lavoratori, l'area dormitorio più lontana dal centro e collegata peggio. Venire a Quarto Giaro era un vero viaggio. Le cose ovviamente sono cambiate più recentemente. Dalla fine degli anni 90, inizio 2000, abbiamo cominciato a vedere dei cambiamenti e gradualmente il comune è riuscito anche a riqualificare il territorio, bei parchi, ville storiche rimesse a posto come Villa Schleiber che abbiamo appena visto. In più c'è un tessuto di realtà associative molto forte, anche questo con un bel radicamento storico, perché per dire, Quarto Giaro a Milano si segnala per una realtà culturale nata addirittura nel 62, il Circolo Carlo Perini, una realtà di ispirazione cristiano-sociale che ha fatto tantissimo per il territorio, che però vengono sistematicamente dimenticate, che è un po' la sorte che abbiamo visto adesso con il centro culturale, il centro sociale, il Baluardo. Ho fatto un po' di periferia, ho abitato qua in zona, Comasina, sempre qua in zona, ci hanno dato una casa popolare e adesso siamo qua. Ah, si sta bene, non si sta male. Certo, devi ambientarti un po', conosci le persone, ma tutto sommato si sta bene anche qua. E che lavoro fai? Il problema è quello. Mi sono disoccupato da marzo, sto cercando, e non è facile. Sempre lavorato nei trasporti. Corrieri, logistiche, magazzini. Bene. Ciao. Ciao. Per parlare giustamente di personaggi del quartiere, un personaggio storico che abbiamo avuto, di cui siamo molto orgogliosi, è l'ex campione di pugilato Sandro Lo Popolo, che è venuto a mancare qualche anno fa, e abbiamo deciso di dedicargli uno spazio che è un CTS, cioè il Centro del Tempo Libero, è una struttura dove si può andare a fare delle cose, che è diventato CAM Lo Popolo adesso. Vi racconto questo, lui chiaramente un pugile, ha partecipato e ha vinto la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Roma del 60, poi è stato campione dei superleggeri, adesso non mi ricordo bene l'anno. E lui, quando eravamo piccolini, lui abitava in questo cortile qua, che era il cortile dove siamo cresciuti io e Dani. Lui è venuto da noi giù in cortile una mattina e ci ha detto: ma ragazzi, vorreste fare pugilato? Immaginatevi dei ragazzini, degli adolescenti che si sentono dire da un signore: volete fare pugilato? Per noi ci ha aperto un mondo, ok? Perché noi eravamo tutti a spingerci, a darci pugni, a litigare. Turbolenti. Esatto. Lui purtroppo si è ammalato abbastanza giovane di Alzheimer e quindi negli ultimi anni girava per il quartiere con la sua badante
E quando incrociava i ragazzi, è commovente questo ricordo. Si riattivava il pugilato. Lui diceva, ragazzi, non dimenticatemi, ricordatevi di me, io sono Sandro Lo Popolo. Faceva sempre così, eh. Questa cosa qua ci è rimasta talmente tanto che abbiamo deciso sulla facciata di fare proprio il murales della foto di quando lui ha vinto la medaglia d'argento Olimpiadi di Roma, mettendo una frase: la tua grinta è la nostra forza. Qua l'abbiamo fatto fare noi di Spazio Baluardo. L'artista è Cheone, che è un writer bravissimo, un nostro amico, che è molto bravo nel fare il figurativo. L'ha ripreso proprio dalla foto. E la moglie di Lo Popolo si è commossa il giorno, perché diceva: è proprio mio marito. Cioè, quando se cercate la foto, questa qua, vedete che è fatto molto bene. Noi per un po' abbiamo avuto la palestra di pugilato qua con i ragazzi, e quindi avevamo deciso proprio di lasciare un segno mettendo proprio la sua faccia sulla facciata. Io sono cresciuto qua. Eccolo qua. Le prime ringhiere che io facevo da piccolino erano queste. Io da bambino mi mettevo, salivo le ringhiere e camminavo, ma c'era gente che mi pagava per fare questa cosa. Io da piccolo ho iniziato ad allenarmi. Ma qua. Anche capriole fai? Vediamo, aspetta, occhio che scendo. Cala. Non lo so se è proprio una tocca la ringhiera. Arco due. Ragazzi, siamo qui, eccoci, vai. L'unica cosa che sapete. Oh, occhio, dai, oh! Ole! Applauso! Bravo! Non la vediamo. Dani Milano. Daniele Doria, Dani Milano è morto. Lui si chiama Ryan. E ho detto: mazza, che bel nome, chi l'ha scelto? Mia madre. E ho detto: te dove stavi quando hai scelto? È in pancia, dicevo: mamma, sbrigati per il mio nome. Quindi, cioè, pure te andava bene sto nome? Sì, mi piaceva. E poi mi hanno detto che ti volevano chiamare Carmelo all'inizio. Non è vero. Sì, mi hanno detto... No, non è vero, non è vero. Carmelo ti piace? Bello. No. Perché no. Lo possiamo cambiare, volendo, facciamo ancora in tempo. Pasquale anche. Sennò no, Pasquale no. Gennarino. Aieie e Brazzo. Gennarino mi piace un po'. Gennarino mi piace. Allora lo cambiamo. No. Ryan, Gennarino, Kevin. No, Kevin no. Ryan, anche un gran bel nome. Di cognome come fai? Tarek, perché vengo dalla Tunisia. Perché mio padre è tunisino e mia madre è italiana. Potresti chiedere a Mattia di conoscere sua figlia, così magari fidanzati. Adesso stai correndo troppo, Simone. Adesso veramente. Stai correndo troppo. Veramente. No, scherzo. Che c'ha un anno, mia figlia. Ma tu quanti anni hai, scusa? Che... 7. Fare sport l'ho cominciato da 6 anni. E lo faccio anche da 7 anni. Così mi alleno ancora un po' e mi alleno ancora. Fino a che divento ancora più grande e mi alleno. Certo. Non fa una piega, giusto? Non fa una piega. Quindi il tuo sogno è diventare un atleta professionista? Sì, un pugilato. Perché mio padre è pugilato anche lui. È pugilato anche lui. Ti sei proprio una forza. Senti, ma se lo portiamo a Roma con noi? Buona idea, così fare dei vestiti li fa. Ah, ma sei venuto a fare pubblicità, occulto. Ma quale pubblicità? Sei in avanti. Ma quale pubblicità? Per favore, cicalone, un po' ho capito, sta a fare pubblicità così. Però sì. Che grande, se questa maglietta è venuto con i guantoni. È stato un po' l'emblema di quella che era la più grossa piazza di spaccio che c'era a Milano. Addirittura a Milano? Sì, sì, io ti posso assicurare che negli anni 90 qui c'avevi gente che veniva da fuori Milano a comprare, sì, a comprare la droga, perché era veramente un, poi la vedrete com'è, una piazza particolare, c'è qualche centro che si occupa di aiutare i ragazzini dopo scuola, queste cose qua, però il resto dei locali sono tutti chiusi, e sotto c'è un mega parcheggio abbandonato, tutti i ragazzini entravano sempre dentro per fare un po' di casino così, e iniziamo a vedere poi quelli che sono i palazzi meno tenuti, dove c'è più abusivismo, dove c'è più degrado e dove comunque c'è un vissuto della gente molto forte qui. Qui entri proprio in quella che era la zona che storicamente qua nel 1992 c'è stato un grande blitz, si chiamava Terra Bruciata. Sì, 94. Avevano arrestato praticamente più di 150 persone in questo quartiere. E noi, ero piccolino, mi ricordo gli elicotteri, ti sommossa, cioè bloccavano le strade, entravano nei palazzi, arrestavano chiunque. E quindi da lì è iniziato poi anche un po' il processo che ha portato alla fine della criminalità storica di Quarto Giaro, cioè di quella che per anni ha gestito tutta una serie di racket e di attività.
e che ha fatto sì che poi il quartiere venisse nominato per questo. Adesso qualcuno sta uscendo dal carcere. Da quel dì? Sì, dopo quasi 30 anni. Ah, questa era la piazza. Piazza Luigi Capuana. Sì, ora l'hanno dipinta e tutta, ma... L'hanno abbellita? Sì, però i negozi chiusi, qui è pieno di farmacie. Questa è la domanda, perché... Di la sera è tutto chiuso. Tutto chiuso, qui una volta... Occhiali grati. Poi c'era la cartoleria... Addirittura occhio... ogni tanto... Occhio. Addirittura. Qui c'era giù il parcheggio, è tutto murato. Vai a vedere il parcheggio. Hanno murato? Hanno murato. Salve. No, ma di equilibrio, di salti. Questo era il parcheggio abbandonato, dicevamo. Quasi c'è un po' d'abbandono. Ah, hanno murato proprio. E qui sotto non c'è più, cioè non c'è più accesso. Il nostro fratello che ha preso 22 anni di galera con Bacco. C'è un qua, come? Sotto quello dedicato a Mirko. È un ragazzo che sta scontando degli anni per degli sbagli che ha fatto. E adesso. E hanno fatto il murales. Abbiamo fatto qua, il murales. Stavo dicendo del murales di Babbo, no? Sì. Che l'abbiamo dedicato a mio padre, si può dire. Sì, si può dire padre, che stava con noi in studio, appunto, e abbiamo creato. Diciamo delle... che erano i tempi delle LKC in studio, dove ovviamente Dog ci conosciamo bene, si possiamo dire che siamo di famiglia, perché sono cresciuti nel mio studio, cioè nella cantina di casa mia, dove si è formata un gruppo di persone che ha creato musica LKC, perché le ragazze è venuto a mancare. Viene da un ragazzo che scriveva, faceva writing, è conosciuto come lo pezzo Criminal Crew, dato che uscivano tutti i giorni in compagnia insieme, ha voluto fondare anche questa parte, oltre di writing, graffiti nell'ambito musicale. Sì, io proprio ce l'ho tatuata addosso la LKC. Diciamo che lui, ho anche tatuato il nome appunto di suo padre con un diamante, eravamo fratelli. Era una persona molto conosciuta in quartiere. Sì, assolutamente. Portata di una brava persona. Una persona io vincana. Con il cuore sempre. Come tanti altri fratelli che sono venuti a mancare. Lui ovviamente eravamo in un gruppo, però per dire ho perso un amico a 17 anni, lui aveva 17 anni in moto, in un'altra via. Cioè succedono cose che nei quartieri rimangono nei quartieri, poi quando vengono trasferite sui giornali, a posto che parlare di una singola cosa vengono tirate in mezzo cose che non c'entrano più niente. Capito che magari abbiamo risolto problemi che... e loro continuano perché forse sarà per più bello, sì appunto, per vendere di più, attira di più. È rimasto comunque questa è Piazzetta Capuana, c'è un bar solo e 40 Claire chiuse. Ecco, ma qualcuno sa quanta gente c'è in questo quartiere? Allora, questo quartiere fa circa 35.000 abitanti, d'altra c'è parte... tutta la parte di là che sarebbe di Alba. Però sono pochi quelli che dicono noi veniamo da Bialgo, ti dicono noi siamo di Quarto Giaro anche noi. Certo. Sì, è un po' più gli anziani, diciamo, magari hanno vissuto questa divisione. Dopo quel parco come siamo stati prima, è come se c'è tipo una barriera. Che divide le due mentalità quasi flessibili ma diverse tra loro. Pensa degli sfratti. Ma non li hanno mai sanati gli abusivi? Dopo 7-8 anni che pagavo l'indennità di occupazione. Mi hanno tirato fuori da qua con tre figli, ci hanno lasciati in mezzo alla strada. Cioè tu pagavi l'indennità di occupazione? Io pagavo l'indennità di occupazione che è tipo una multa continua all'MM praticamente, fino a che poi dopo erano 428 euro al mese. Ho fatto i conti con l'avvocato, alla fine mi hanno sbattuto fuori lo stesso, oppure dovevi andare avanti legalmente e succedeva un casino insomma. E io con tre figlie femmine mi hanno buttato in mezzo alla strada praticamente. Cioè non a tutti va bene, anche se cioè, non hai un'opportunità insomma. Quando c'è gente che non so, magari rifiuta anche di vivere qua perché appunto per la nomina pensano che è un posto diciamo brutto, capito? Cioè, noi che ci abitiamo e capiamo com'è il posto, cioè può andar bene, ma ad altre persone non piace, capito? E comunque la situazione è sempre stata bella easy, cioè magari prima c'era un po' più di rispetto, così la vecchia scuola diciamo la si sente un po' in tutti i quartieri. Noi principalmente ci occupiamo, capito, di musica
cioè sempre piaciuto appunto provare a fare un po' di rap. Sì, ma qua ci ho fatto un freestyle, ci fanno tutti i quartieri da Napoli. Davanti al bar Quinto. Davanti al bar Quinto, improvvisazione. Hai presente quando vai in giro con Mattia e Cigalone, senti come funziona pure senza beat, hai presente, conosci Dog MC originale, quartiere lo sai è quello, lo sai che vado in giro con più di un fratello e lo sai come funziona qua dai miei palazzioni, con i fratelli tira fuori sti coglioni, in mezzo alla strada c'è del fottuto, hai presente quando entra il cane pazzo, mi chiamano Dog, ok, dal 2002, faccio queste rime qua, non sono le tue, così ignoranza, senti i motorini, faccio questi spini, mandami al Paolo Pini. Ti preparavi a casa perché sapevi che dovevi scendere alle giostre a dimostrare la macchina giù schiaffoni pesante, capito? È normale scendere giù alle giostre a dimostrare quello che eri diventato, comunque diventi prendendo mazzate dai tuoi amici, perché alla fine anche un coppino ti insegna qualcosa quando sei sbarbato da piccolo in mezzo alla strada. Si muove una foglia. Questi vasi qua li fa un laboratorio che è nell'altro cortile, sono dei ragazzi disabili che fanno appunto quei lavoretti là e li distribuiscono per tutto il quartiere, vasi con fiori, appunto per riqualificare, dare un po' di colore al quartiere, come vediamo. Sì, lo studio dove noi proviamo a fare la nostra musica e nel frattempo tiriamo in mezzo ragazzini che appunto o prende Aaron al baluardo con le sue attività, oppure qualcun altro che non ha voglia di far quello si butta sulla musica, lo portiamo giù in studio, gli insegniamo come fare i primi passi e vediamo se è portato o meno. Comunque si divertono, vengono lì a passare del tempo e al posto che stare in mezzo alla strada a far nulla. Quando fanno una sessione in studio di un paio d'ore non vedono l'ora di tornare la prossima volta. Io cerco di dargli più spazio possibile, dato che può essere di buon auspicio per il loro futuro. Magari c'è anche qualcuno bravo e ci diventa famoso, porta avanti il nome Quarto Giallo in un altro modo, come vorremmo fosse fatto a volte, al posto di tutti questi giornali. Abbiamo terminato il nostro giro di oggi a Quarto Giallo, Milano. Che dire di più? Tutti sti ragazzi, grandi testimonianze, è stato un piacere. Era un giro programmato. Era un giro programmato. Ragazzi, i quartieri con noi funzionano sempre così, ci vanno a fare un giro programmato, lo hanno spazzato, ridipinto, rimesso a posto, così poi noi raccontiamo, ammazza che bel quartiere, e poi ci scrivono sotto, ma che stai a dire, sei andato nei punti giusti, lo sapete ogni quartiere, c'è qualcuno che mi scrive, non sei andato nei punti giusti, non sei andato con quelli giusti, non sei andato nel momento giusto, una coincidenza spazio-temporale praticamente. Ragazzi, ciao a tutti, non ho uno smartphone, ho un telefono ancora antico, però il mio mezzo di condivisione è ancora YouTube. Andate su YouTube, cercate Daniele Doria, non fatevi dei viaggi, non giudicate il libro dalla copertina perché potete trovare video di campane tibetane a coltelli da lancio, però questo è solo un dettaglio, ma Daniele Doria, canale YouTube, se vi va a darci un'occhiata. Un po' di musica di quartiere se avete voglia di ascoltare qualcosa di diverso da questa trap che gira oggi, mezzo quarto, GB Crew, andate ad ascoltare Gioventù Bruciata, Quarto Jar, bella lì. Qua in zona facciamo un po' di musica, misto tra arte e strada, ci sciogliamo così e vediamo un po' come va. Dog! Sì, io sono Dog. Simone Josh, che ve li ricorderete. Di Corvetto, ma dimostrano che non c'è rivalità tra i quartieri, tra le zone, nonostante voi siate diametralmente opposti poi su Milano. Tutti fratelli, tutti fratelli. C'è amicizia, ci sarà presto nuova musica insieme addirittura. Esatto, quindi... Ma tutti fratelli, ma perché la rivalità? La porti dentro. Di averci dato un sacco di visibilità su quello che facciamo con i ragazzi carcerati, nonostante la situazione di sfratto, seguite Spazio Baluardo. Tanto se vi vanno a sfrattare veniamo in Cigalone e stiamo con esatto, voi. Esatto, no, facciamo tutti una bella batteria. E portiamo gente. E vai. E Spazio Baluardo e Brigata Mario Vargas sui social, così ci seguite. Grazie. Vabbè ragazzi, noi vi salutiamo. Se volete promuovere, che ne so, un pizzicarolo, un bar, me lo dite. Grazie anche al prof. Grazie al prof. Ringraziamo il prof e ringraziamo... Un applauso al prof. E per avere qui il prof ringraziamo l'Università Nicolò Cusano e il patron dell'Università,
il dottor Bandecchi, che salutiamo. Abbiamo sempre dato per scontato questa assolutamente. Cosa. Grazie all'Università Cusana e Bandecchi perché ci sta sostenendo in questo nostro tour nazionale. Quindi se detto che è un'università attenta al territorio, attenta alle realtà, che cerca di lavorare. Ci ha permesso di arrivare qui oggi molto in più sul campo e capire come cambia l'Italia, come cambiano le città. Insomma, questo è un po' il segreto della nostra università. Certo, perché se no noi non stavamo qui oggi e in più rimanda i nostri video proprio su Cusano TV del Digitale Terrestre, esatto. Perciò vi rivedrete anche lì. Poi qualcuno mi scrive: ah Cicalo, ti hanno rubato i video, no? Glielo dati io. Comunque, grazie a tutti, grazie. E ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao, ciao.